Ciao a tutti, io sono Francesca e oggi mukbang poiché fatto in casa, quindi l'ho fatto io ieri per cena e ne ho fatto un po' anche per oggi a pranzo. L'ho scaldato nel microonde, quindi speriamo che sia buono. E adesso mangiamo. Buono è buono. Da bere, ho il tè al limone e zero zuccheri. Molti si chiedono come si fa a bere il tè quando si mangia. Io riesco a berlo, mi piace. E quindi lo bevo. Tutto questo per farvi vedere che è zero zuccheri, eh. Vabbè. La soia l'ho cucinata io, vabbè tutto ho cucinato io, tranne le verdure che quelle lì le ho tagliate e poi le ho messe così fresche, non le ho cotte. Allora ho messo 75 grammi di riso, l'ho pesato prima di cuocerlo, ok? Poi ho messo, cioè in realtà 150 perché ho fatto 75 e 75, ok? Quindi diventano 150 grammi di riso cotto. Poi carote, cetrioli, ceci, piselini. Vabbè, ho messo, adesso ve li dico in ordine, facciamo così. Allora, il riso, i ceci e i piselini, poi le carote e i cetrioli. E poi la soia l'ho messa per ultimo perché non ce l'avevo in casa, quindi sono dovuta andarla a comprare. Comunque vi ho fatto la video ricetta. È già uscita quando è uscita, quando uscirà questo video, quindi potete andarla a vedere tranquillamente. Solo che ho aggiunto anche la salsa barbecue perché così dà un po' più di gusto. Oggi ho fatto la prova per 3 mesi Disney Plus, praticamente per 3 mesi pago 1,99 euro. Così vediamo com'è Disney Plus. È uno dei pochi abbonamenti che non ho perché ho Netflix, Prime Video, DAZN, Disney Plus. Vabbè, DAZN non è per i film, è per lo sport. E poi volendo abbiamo anche Team Vision, quindi. C'era mia figlia che si era un attimo svegliata, lo fa di solito. Dopo un po' si sveglia, poi si riaddormenta quasi subito. E adesso si sta riaddormentando. Oggi è il 6 di settembre 2023, quindi voi vedrete questo video circa a metà marzo 2024, quindi vabbè, io vi parlo di quello che succede adesso in questi giorni, poi per voi sarà passato da un bel po', per me è presente.
mi sto mettendo avanti con i video perché poi dovrei cominciare a lavorare a metà settembre, inizio ottobre, e quindi dopo non ho tanto tempo per pubblicare video, quindi adesso li faccio. Sta soia è buonissima. L'ho presa al di più, marchio Gran Italia. Non per fare pubblicità, però vi dico che se la prendete di quel marchio lì è veramente buona. Anche perché non è uno sponsor, non mi pagano, quindi. In 4 minuti si cuoce in padella, io l'ho cotta senza olio, quindi ho messo direttamente la soia sulla padella antiaderente. Si gira, si deve stare a girare e lei insomma si cuoce. Si è addormentata. Prima sulla Switch ho visto che ci sono degli sconti sul Nintendo Shop e ho acquistato Assassin's Creed Remastered e tutto il pacchetto completo e anche il gioco di One Piece, ok? Che io guardavo quando ero piccola. Tra l'altro, ritornando a Disney Plus. E appunto quando ero piccola ho visto che ci sono un sacco di serie che io guardavo quando ero piccola su Disney Channel, quindi non so se le recupererò, però diciamo che se non guarderò tutto, ecco, comunque potrò recuperare anche quelle. Stavo pensando di cominciare a guardare perché non l'ho mai visto, American Horror Story e anche The Walking Dead. Mi è venuto in mente adesso che c'è anche quello, quindi li guarderò entrambi. Ho il singhiozzo, scusatemi.
Ho sentito passare una macchina e si vede che c'è un po' spaventato, ma niente di che. Adesso io mi faccio il caffè e poi ce lo beviamo assieme. Anzi, mi faccio il caffè con latte di soia perché lo devo finire. E quindi, anche perché poi mi piace di più con latte di soia, quindi io non sono mica triste di finire il latte di soia. Faccio il caffè. Allora, ho fatto il caffè, adesso vado a metterci un po' di latte di soia. Che devo dire, nel giro di 2 giorni sono già quasi a metà. Cioè, in realtà un giorno perché l'ho aperto ieri mattina. Però io preferisco il latte di soia al latte di mucca o comunque di qualche altro animale solo per ragioni etiche. Non tanto per il gusto, perché il latte di soia mi piace, ma anche quello normale è buono. Però ci sono delle ragioni etiche che mi hanno portato a scegliere di non consumare più... io sono vegetariano, ok? Però i latticini... Zero, a parte la forma, ok? Quindi io non consumo, non di non consumare più, di limitare molto il consumo di questi alimenti, perché comunque facendo una dieta vegetariana non si possono togliere del tutto, perché comunque il burro, cose così, ecco, le uova, però sto limitando parecchio. E quindi mi va bene così. Ovviamente ognuno deve fare le sue scelte. Io ho fatto le mie. Mia figlia si è svegliata. Ah, ovviamente mia figlia mangia tutto quello che deve mangiare, carne compresa, ok? Verdure, carne, pastina, formaggi, latte, tutto. Perché voglio che sia lei da grande a scegliere, non voglio imporle io nulla, ok? Come non è stato imposto a me niente, non voglio io imporre agli altri come o cosa devono mangiare. Ho finito il latte macchiato, che poi non ho mai capito se è caffè con latte, quindi caffè latte, o latte macchiato, non so, perché per esempio io il latte col cioccolato lo chiamo il latte Nesquik l'ho sempre chiamato latte cacao, oppure latte Nesquik, non latte macchiato. Quindi vabbè. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!